sono arrivati altri! Sì! Sono riuscito di nuovo a fare l'account, quindi ricominciamo. Allora, iniziamo con quello da Super Street, che ho anche la maglia addosso. Allora, vediamo. Ok, ce l'ho fatta. Allora, primo, un berrettino. SS, con anche una scritta dietro. Super Street, e lo mettiamo qua. Poi allora, c'è un po' di roba qua. È una spilla, credo, a forma di freno disco. Sembra una spilla. Poi adesivo. Poi carta. Stavolta è un NSX. Poi, oh, torcia. Non funziona, non c'è le pile. Ok. Poi un'altra, che è uguale a questa, però è abbreviata. Poi qui c'è qualcosa, c'è. Non c'è niente. Non c'è niente. Va bene, sarà da qui da qualche parte. Ah, aspetta. Che pile! Aspetta! Ah, comunque probabilmente questa qui era qua dentro e si è tolta. Poi, iniziano le maglie. Ah, sì, allora. Un attimo che mi cambia. Super Street, qua nel cuore. E poi dietro c'è scritto Super Street. Si vede, sì. Arbre Magique, con NSX integrata. Poi, una borsa. Ok. Questo lo uso per andare a fare la spesa, easy. Ah, ok. Per l'altro avevo già finito. E il giornalino con tutti i vari cerchi, robe, tuning. Un poster. Sempre dell'NSX. Made in Cina, Super Street, un portachiavi easy. Bene. Epilogo, vabbè, sempre tac, molto velocemente, questo qui che non ho ancora capito cosa sia. Poi, carta, Arbre Magique. Tra l'altro ho ancora tutta la roba da smistare di là perché sono andato 2 settimane a Capo Nord. E quindi, anche questa da smistare. Questo, la torcia, il giornalino, la maglietta, la borsa e poi c'è il cappellino. Questo lo mettiamo via. Prendiamo quello da Tuner Crate. Questo mese è verde, vediamo se riesco ad aprire. No, non riesco ad aprire com'è. Tra l'altro è un botto pieno. Ora è la scatola piccola. Oh, è un botto pieno. È partito qualcosa. Aspetta. Ok, l'ho aperto la cazzo di cane. No, ok. Allora, questo è quello che potremmo trovare nel Tuner Crate. Ok, magliette. Carta. Poi, keep it clean. Quello che dovrei fare nella mia macchina per... No! Dio! Jay Leno's Garage, perché la Samikai, quella del primo unboxing, è andata a fare un set fotografico nel garage di Jay Leno. E probabilmente è ispirato a lui questo. Keep it clean, con la solita cosa. No. Prima della maglia. Oh Gesù! Oh! No, beh! Qui, grazie. Cioè, questo. Ho trovato un botto di adesivi comunque. Un asciugamano blu
Lush Microfiber Towel, sempre del Jay Reno's. Sa qualcosa per la polvere. Poi, portachiavi, Jay Reno's Garage Keep It Clean. Un Arbor Magic di una giacca, va bene. Ho già capito, devo mettermi le maglie. Ah, allora, qui c'è il segno Keep It Clean. Keep It Clean. Dietro c'è giganterrimo la scritta. Questa maglia che è un botto figa, non mi arrivava un box americano da un po'. E dietro cosa c'è? C'è un cazzo, perché qua è già troppo figo di suo. Ah, bene, lo spruzzino di arancia. È una cosa buona. Allora. Poi mi andrò a vedere bene come. Cosa fa questa cosa? Bene. Un poster di una 918. E boom. È finito. Allora, ricapitolando, c'è questo. Questo che puoi trovare roba. Il panno. Adesivi. Maglietta. Maglietta. Mettiamo qui. Adesivi, carta, adesivo, questo che è l'Arbe Magic, questo che è un portachiavi. Ah, è vero, in quello prima c'era anche questo. E poi questo. Questo lo finisco in 2 minuti. Boh, anche questo ennesimo Tuner Crate unboxing è finito e niente, potete trovare la playlist di Capo Nord su Doppia Frizione e andate a guardare anche i video che farà il mio compagno di viaggio nel suo canale. E niente, ci vediamo ad una prossima recensione.